Fino al 2005 i media ci ignoravano, al punto che nel 2004 qui in valle scatta una mobilitazione, un euro per la tua valle, per comprare una pagina di giornale sui quotidiani. Poi ci siamo resi conto che costava talmente tanto e potevano impedirci di pubblicarla che alla fine abbiamo lasciato perdere quell'euro per la valle e poi è servito per altre cose. Però voglio dire, fino al 2005 ci hanno ignorati. Fino al 2005 noi eravamo dei bravi bambini. Non facevamo niente di illegale, non facevamo niente che non fosse previsto dalle norme. Quando facevamo le manifestazioni cercavamo di dare il meno fastidio possibile, eccetera, eccetera, eccetera. E i media ci ignoravano. La manifestazione, la marcia tra Borgone e Bussoleno del 2003, voglio solo ricordare che aveva mobilitato più di 20.000 persone e i media nazionali l'hanno bellamente ignorata. Poi siamo arrivati al Seghino, al 31 di ottobre del 2005, noi resistiamo per un'intera giornata al Seghino. Ci impediscono di salire al Seghino quelli che non erano saliti nella notte, eccetera, eccetera, e si cominciano a bloccare i treni. I media nazionali scoprono in ottobre. Siccome nella notte, dopo che avevano giurato che non sarebbero più risaliti, sono risaliti dopo che noi ci eravamo tolti, sono risaliti, hanno piazzato la trivella, il governo ha fatto un grande applauso a chi aveva saputo buggerare in ottavo dicendo il falso, no? Il ministro dell'interno di allora, Pisano, aveva applaudito alle forze dell'ordine che avevano saputo fare questo dicendo in battaglia le parole non contano, quindi si deve raggiungere l'obiettivo, costi quel che costi. Noi il primo di novembre abbiamo chiuso la valle tutta, strade, autostrade, ferrovia e chi più ne ha più ne metta. Loro per contro avevano chiuso i cimiteri, quindi avevamo diritto di farlo. Ecco, a quel momento lì i media hanno scoperto la Valle di Susa, il problema del TAV e tutto, perché facevamo notizia. Cioè, il problema è questo: in Italia esiste un'anomalia assoluta dei media, no? Che è: se non crei l'incidente, se non crei il problema, se non fai qualcosa di grave, nessuno ne parla. Allora, poi di lì è stato un correrci dietro. Hanno scoperto che esistevamo, hanno scoperto la nostra storia. C'è stata la 7 che quando c'è stato la Repubblica di Venaus ha mandato l'operatore che è rimasto 10 giorni a Venaus in un agriturismo e ha fatto quel bellissimo documentario poi che ha fatto la 7, eccetera, con tutta la storia. Se ne sono accorti Sky, se ne sono accorti tutti. Noi non avevamo l'abitudine a trattare molto con i media, perché sennò avremmo capito che la notte del 6 ci venivano a randellare, capisci? Tra il 5 e il 6, perché quando il 5 sera la RAI ha chiuso le sue antenne e ha portato via i suoi furgoni. Sky ha fatto lo stesso, Mediaset ha fatto lo stesso, noi avremmo dovuto dire: oh là là, ragazzi, forse qui stanotte ci succede qualcosa. E invece eravamo tranquilli, così, naive, e ci hanno randellati. Poi però questo è servito, perché tutto sommato il giorno dopo la gente si è arrabbiata, abbiamo di nuovo bloccato tutto, è corso su addirittura Borghezio, perché non poteva mica lasciare il suo popolo senza di lui. Siamo stati buoni, gli abbiamo solo spiegato di tornare a Torino tranquillo, senza problemi, e lui è tornato senza problemi, no? Adesso è un pro-TAV, perché ovviamente rende anche a loro, quindi la cosa è così, no? Però voglio dire, abbiamo resistito 2 giorni chiudendo la valle, 2 giorni, all'8 di dicembre abbiamo riconquistato Venaus e ci siamo ripresi tranquillamente quel posto. I media hanno continuato a parlarne, ne hanno parlato fino al 17 di dicembre con la grande manifestazione di Grillo e di Dario Fo e degli altri alla Pellerina.
Poi qualcuno ha cominciato a dire: ragazzi, bassate i toni perché adesso c'è le Olimpiadi. Quando è passata la fiamma olimpica, noi avevamo ancora la fiducia nei media che fossero quelli che erano stati 2 o 3 mesi prima, no? E invece ci siamo resi conto che l'aria era cambiata e quindi ci hanno tirato il bidone, no? Ci hanno fatti passare per i mostri e tutto il resto. In realtà noi non abbiamo bloccato proprio nessuno, sono loro che hanno deciso di cambiare il programma, eccetera, ma i media hanno cominciato ad accusarci e tutto il resto. Noi a suo tempo eravamo molto critici sulle Olimpiadi, adesso la realtà dei fatti ci dà ampiamente ragione, ma purtroppo i quattrini sono stati spesi e quindi buonanotte al secchio. Ecco. Per dire, ancora oggi, poi ci siamo resi conto che invece andando avanti gli ordini di scuderia erano cambiati. Quindi il Nottavo non aveva più diritto di cronaca. E siamo tornati indietro. Siamo tornati indietro a prima del 2005. Quando parlano di noi è solo, diciamo così, per sputtanarci. È soltanto per parlarne male. Addirittura vengono, vedono le cose e scrivono l'esatto contrario di quello che abbiamo visto noi e loro, perché eravamo lì. Vengono, ti intervistano e poi scrivono tutt'altro, ti tagliuzzano l'intervista, i sistemi sono tanti, oppure non ti telefonano proprio più, non ti cercano più, anche perché poi alla fine la terza volta ti stufi, li mandi a stendere. E questi, di fatto, adesso siamo proprio in questo problema. Cioè, con questi sondaggi che ci sono stati, nessun giornale che si sia posto il problema di cosa sta succedendo realmente. I giornalisti non vengono neanche più a vedere, tanto è la questura che gli passa la velina, loro scrivono esattamente quello che ha passato la velina a questura. Se voi andate a vedere i titoli dei giornali, sono tutti praticamente uguali. Perché tutti scrivono sulla base della velina della questura. Ma se non fanno così, la questura non passa più la velina. Allora loro dovrebbero alzare le chiappe dalla scrivania e andare a cercare le notizie. Cosa che invece non c'è più nessun giornalista che vuole farlo. A loro gli va benissimo che arrivi la velina, le veline della questura. Loro le pubblicano, un lavoro molto meno faticoso, più tranquillo, più gratificante. Inoltre, gli editori dei media sono gli stessi che vogliono il TAV e quindi è ovvio che la cosa non funziona.